Oggi voglio parlare della differenza tra allenamento di qualità e allenamento di quantità. La maggior parte delle persone ha questo paradigma, ha questa falsa credenza nel pensare che più pesi si aumentano durante un allenamento o durante il carico su una panca o su un attrezzo isotonico e più possiamo ambire a un fisico eccellente, muscoloso, con una percentuale di grasso bassa. Fortunatamente non è come si pensa, è una falsa credenza e un falso mito. La prestazione nell'andare ad aumentare un carico eccessivo ci sta tutta. Si può pianificare nelle 6-8 settimane, si può ambire a fare dei carichi estremi non 360 giorni all'anno, ma per una periodizzazione di 6-8 settimane all'anno, anche più. La maggior parte delle persone, da quello che vedo, dai video, da quello che dicono, vedo che usano dei carichi estremi. Quasi tutti i giorni dell'anno, andando così a rovinare gli stimoli, andando così a influire sulla poca funzionalità del loro sistema tendineo, osseo e muscolare. Non percepiscono più quegli stimoli adatti che li aiuti ad avere un fisico eccellente. Qualità perché? Qualità rispetto alla quantità. Qualitativamente ci si può allenare meglio, ci si può allenare intelligentemente, dove si aggiungono delle procedure o dei programmi di allenamento adatti alla persona. Si fanno degli allenamenti con intelligenza, un susseguirsi di programmi di allenamento che cambiati si andranno ad avere degli stimoli nell'arco di 360 giorni. Ambendo così a un corpo tonico, definito, muscoloso o una buona ricomposizione corporea. La buona causa qual è? È quella che non andiamo a sforzare molto i tendini, le articolazioni, non andiamo a stressarle per tanti giorni all'anno, ma diamo un giusto stimolo che sia efficiente per il fisico, per mantenerci bene fisicamente e tenere conservate efficientemente le nostre articolazioni, i nostri tendini e i nostri muscoli. Quindi la differenza tra lavoro o allenamento di quantità e allenamento di qualità sta che l'allenamento di quantità sì, potrebbe essere fatto per qualche settimana, va bene, ma non per tanti giorni all'anno, perché si va incontro a dei rischi di infortuni, strappi, problemi alle articolazioni, problemi ai tendini. E gli stimoli che noi andiamo a dare sono sempre gli stessi, andando così a non raggiungere gli obiettivi desiderati. L'allenamento di qualità è un allenamento fatto con intelligenza, magari andando a fare delle diverse strategie tra allenamenti, tecniche di allenamento, cambiando nell'arco dell'anno, ambendo così a degli stimoli diversi che ci permettono di ottenere degli ottimi risultati, sia nella ricomposizione corporea e sia nell'aumento della massa muscolare.